Buonasera, professor Barbero. Buonasera. Lei stasera ci ha portato questo bellissimo affresco che si trova, tra l'altro, nel Duomo di Monza. Chi sono questi personaggi? Allora, questo affresco vorrebbe rappresentare un matrimonio avvenuto nell'età barbarica fra il re dei Longobardi, Autari, e la regina Teodolinda, che è una regina importantissima perché ha convertito i Longobardi al cattolicesimo. E Monza era la residenza preferita di Teodolinda, che è sepolta lì. E nel Duomo di Monza, fra l'altro, è conservata la famosa corona ferrea con cui venivano incoronati i re d'Italia. Il Duomo però non è quello dell'epoca di Teodolinda, è stato rifatto alla fine del Medioevo e questi sono affreschi del 400. Quindi realizzati molto tempo dopo, quindi non sono ritratti dei veri personaggi, un po' ricostruiti. È proprio così, e io questo è una cosa a cui tengo molto. Il pubblico spesso non ha modo di rendersi conto della distanza fra i grandi personaggi storici antichi e le immagini che noi vediamo magari sui libri di scuola. Tutto medioevo. Infatti si dice tutto medioevo, ma in realtà se uno ci pensa, fra l'epoca di Teodolinda, quando è vissuta davvero, cioè VI secolo, e l'epoca in cui hanno fatto questi affreschi, è passato più tempo di quello che è passato dall'epoca degli affreschi fino alla nostra epoca. Ci sono poche informazioni, quindi, per quanto riguarda i personaggi e le immagini dell'epoca. Sì, immagini, ecco, che faccia avessero proprio non ne sappiamo nulla, ma in generale sui Longobardi, ecco, sono davvero un po' i secoli bui, non perché erano barbari, erano anche abbastanza barbari, ecco, ma sono secoli bui per noi, perché ci vediamo poco. E allora ci dobbiamo attaccare a tutto per sapere qualcosa di più di questi Longobardi. E un modo è di studiare le parole che loro hanno lasciato in eredità alla lingua italiana. E quindi lei ha andato a vedere un po' queste parole, perché tra l'altro loro avevano un linguaggio di origine germanico. In Italia a quell'epoca si parlava latino? Tutti parlavano latino? Sì, si parlava, sembra incredibile, parlavano latino senza doverlo studiare, ma era un latino dialettale che poi ha dato origine ai dialetti italiani, alla lingua italiana. Invece i Longobardi in effetti parlavano in lingua germanica e si vede dai loro nomi, si chiamavano Teutperto, Liutprando, mentre gli italiani all'epoca si chiamavano Giovanni, Gregorio. Poi però i Longobardi hanno smesso presto di parlare la loro lingua, si sono fusi, si sono messi a parlare anche loro quella specie di latino che parlava il popolo, ma ci hanno lasciato in eredità una serie di parole. Ed è interessante vedere che parole sono. Molte sono parole che hanno a che fare con la violenza. Sono parole longobarde: guerra, zuffa, tregua, faida, spranga, trappola. Insomma, era gente piuttosto violenta. E anche i loro verbi sono verbi longobardi: spaccare, arraffare, russare. Insomma, era gente un po' sbrigativa e manesca, non erano dei filosofi. No, certamente, la filosofia non era affar loro. E infatti poi ci hanno lasciato anche molte parole che indicano le parti del corpo: guancia, nocche, stinchi, ciuffo, zazzera, sono tutte parole longobarde. Sono parole longobarde: palla, roba, tanfo. Certi cognomi come Boniperti o Garibaldi è un cognome longobardo. Sì. E come dire, ci hanno lasciato poi qualche parola dialettale come il lombardo, appunto, biot, che vuol dire nudo e che è una purissima parola longobarda. Ma la parola più strana che ci hanno lasciato, più curiosa, in realtà non è lombarda, la associamo piuttosto a Napoli. Perché? Perché nell'antichità in tutto il mondo greco e romano si mangiava una focaccia di farina cotta al forno di legna con l'olio che si chiamava pita, ma i Longobardi tendevano la T a trasformarla in Z. Ed ecco che in bocca ai Longobardi, a cui evidentemente piaceva molto, la pita è diventata la pizza. Quindi la pizza si prepara in napoletano, ma si pronuncia il longobardo. Poi è arrivato Cristoforo Colombo e il pomodoro. L'ultimo ingrediente, infatti. Grazie, professor Barbero.